volta che sono venuto a Villorba sono arrivato da Via Cenda e ho visto la chiesa molto bella, era canonica, quella vecchia che era un nido di colombi, e ho detto mamma mia, mi devo dormire là, ma dove pagava andare il vescovo? Poi ho fatto un giro e ho capito che la canonica era da un'altra parte, ma la prima impressione è stata un po' preoccupante, ho detto ma devo portarmi la tenda e dormire dentro finché la sistemo. Questo era stato. Cosa ti porti via da Villorba, anche materialmente? La camera, i libri, alcune cose che sono mie, la lavastoviglie, ecco. La lavatrice e anche il frigorifero e soprattutto il tavolo della mia cucina. Bene, e poi non ti senti un po' in colpa di lasciarci senza un ministro, senza un parroco? Ma il vescovo ha detto che in settimana ci svelerà il mistero. Sì. E poi un'altra cosa importante, che ci lasci senza la croce del campanile. Aia. Non ti senti qua un po' responsabile? È nel garage della canonica, quindi è facilmente reperibile. Aveva uno bravo che la mette su. Va bene. Grazie Paolo.